Esiste un club i cui membri sono destinati a fare grandi cose. Hai un nome molto elegante, Miles. Per caso sei Posh? Benvenuto nel Riot Club. Il Riot Club? Da centinaia di anni ammette solo i migliori. E da questa parte abbiamo il ritratto di... Mi scusi, non può passare di là. Le somiglia molto, mi dispiace tanto. Se entri a far parte del club, potrai fare quello che puoi. Signori, brindiamo a noi stessi. Non dovremmo fare queste cose. Siamo l'università più importante del mondo. E possiamo fare quello che ci pare. Quando ci pare. E con chi ci pare. Tu non sei come loro. Stanne fuori. Non sanno quando fermarsi. Uscite dal mio locale. Ops. Ho bisogno di te. Un'ambulanza, per favore. È successa una cosa. Abbiamo fatto un errore di calcolo. Quelli come noi non sbagliano. Sono stufo marcio della gente povera! A noi! Posh! Io sono innocente. Appartieni al club, ok? Siamo tutti innocenti. Benvenuti! Oggi la notizia farà felici soprattutto i veri Trekkie fan, perché il regista Roberto Orci, successore di J.J. Abrams, ha iniziato a parlare del nuovo progetto di Star Trek 3, terzo capitolo di questa nuova era che sarà ambientato completamente nello spazio più profondo e misterioso. Ad affiancare il regista nello sviluppo di questa nuova storia saranno gli sceneggiatori Patrick McKay e J.D. Payne. E si spera che il film possa essere pronto per il grande schermo entro il 2016, cioè... Lo sapete, il 50° anniversario di Star Trek. Contenti, eh? Lo so. A presto con altre news.